Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Benvenuti alla mia guida alle mutazioni. Finalmente, ci è voluto un bel po' prima di poter fare questo video. Ma finalmente, eccoci qua. Abbiamo i due racks di test, abbiamo un minimo di base di lavorazione, quindi iniziamo a lavorare. Allora, cosa sono le mutazioni? Come potete vedere, ogni dinosauro, ogni creatura ha un livello e relative statistiche. Le statistiche sono determinate dal livello. Ogni volta che una creatura sale di livello, quel punto livello viene assegnato a random in una delle statistiche. E questo determina i suoi livelli di base. Tuttavia, facendo accoppiare due creature, può capitare casualmente che guadagni due livelli extra in una qualsiasi delle statistiche, come potete vedere, in una qualsiasi di queste. Guadagna due livelli, quindi questo tirannosauro di livello 99 con una mutazione andrebbe a 101. Le mutazioni cosa comportano? Un cambio di colore in una delle regioni di colore delle creature, i Rex per esempio ne ha 4 su 6, e un aumento di due livelli in una qualsiasi delle statistiche. L'unica statistica tra tutte queste che non ha il minimo cambiamento, salendo, guadagnando livelli, è la velocità di movimento. Tutte le altre vedrete che hanno invece un incremento. Quindi com'è che si fanno le mutazioni? Facendo accoppiare Mamma Rex e Papa Rex. Ma visto che si tratta di un aumento di statistiche, avere due dinosauri così di livello diverso non è proprio molto comodo. Quindi adesso che cosa noi si fa? Una cosa molto molto semplice. Il primo passo per ottenere delle mutazioni a livello, voglio il Rex con 1,5 milioni di punti vita e 12.000% di attacco e per comodità più che altro fare accoppiare Mamma Rex e Papa Rex finché non ottieni due cuccioli con le stesse identiche statistiche. Quindi adesso facciamo accoppiare i nostri Rex, dopodiché quando avremo un po' di uova, tipo questa, però questa è da mangiare, le faremo schiudere. Se ci vengono fuori cuccioli con le statistiche identiche, non c'è niente che rischia di farci problemi, allora finalmente avremo la possibilità di procedere in maniera seria con le statistiche e con i colori, perché come potete vedere adesso questi sono colori un po' basilari, sono colori naturali. Ma i colori veri, le mutazioni, possono prendere dei colori molto brillanti. Quindi adesso iniziamo ad aspettare un po' di uova e vediamo un po' com'è che succede. Qui. Allora, per controllare le mutazioni, oltre al livello, bisogna andare qui. Allora, come potete vedere, qua ci sono le linee ancestrali, ovvero indicano i genitori da parte di madre e da parte di padre. Ora, come potete vedere, indica solo la linea ancestrale da parte matrilineare perché la madre era figlia di altri due Rex. Il padre, essendo che era selvatico, non ha una storia precedente. E qua indicano le mutazioni. Lì a sinistra si può vedere mutazioni casuali 0 su 20 e lo stesso dalla parte patrilineare. Quando si fanno accoppiare due dinosauri, prendiamo un numero completamente a caso inventato, un 10%. Mettiamo caso che 10% sia la percentuale di possibilità di ottenere una mutazione. Numero completamente inventato. Allora, vuol dire che ogni cucciolo
ha il 10% di possibilità di ottenere una mutazione, 5% da parte di madre, 5% da parte di padre. Poi i genitori con una mutazione, se si accoppiano, passano la mutazione al figlio. Quindi se questa femmina avesse una mutazione da parte matrilineare e due mutazioni da parte patrilineare, di per sé avrebbe tre mutazioni su 20, che sarebbero quelle che poi trasmette. Quando un dinosauro raggiunge un numero di mutazioni casuali, un numero di mutazioni su se stesso pari a 20, quindi anche 10 dalla madre e 10 dal padre, vuol dire che non può più mutare ulteriormente. E questo è il motivo per cui noi, le femmine, le terremo da parte, o meglio, l'idea di avere più maschi che femmine. E tu sei, sì, sei un altro maschio, purtroppo. Comunque, adesso che abbiamo questi due dello stesso livello e tutte le altre belle cose, ve lo posso far vedere con più adeguatamente. Il fatto che siano dello stesso livello e siano gemelli, soprattutto, significa che sono perfettamente della stessa identica statistica. Quindi adesso che abbiamo quelli da riproduzione effettivi, questi due Rex non ci servono più. Quindi prendiamo la loro carne, giusto per non sprecare niente. Prendiamo la sella. Ah, sì, detesto quando fa così. E procediamo, una volta che saranno cresciuti, a far accoppiare i nostri due nuovi Rex. E da lì inizierò a farvi vedere le nuove mutazioni, com'è che funzionano. Che saranno anche molto facili da vedere, perché adesso, visto che hanno le stesse identiche statistiche, tutti i cuccioli che nasceranno avranno esattamente le loro statistiche, il che renderà anche molto più facile identificare le statistiche che sono aumentate e il fatto che abbia o meno una mutazione, perché da livello 90 passeranno a livello 92. Ok? Ecco qui la prima mutazione. Una tripletta di mutazioni, tra l'altro. Allora, come li si può vedere, hanno cambiato colore. A te ti riprendo per comodità. Allora, raduniamoli un attimo. Ed ecco qui. Allora, come potete vedere, adesso sono di livello 92, sono tutti maschi tra l'altro, perfetto. E la statistica che hanno aumentato e forse il danno da mischia, comportamento, disabilità passeggiata, passivo fermo, me ne serve solo uno, visto che sono tutti maschi. Allora, tu resta qui un secondo, te non mi servi. Allora, vediamo un attimo le statistiche qua. Comunque, il cambiamento di colore è il primo indizio di una mutazione, il secondo, nonché la conferma, è il nuovo livello, cioè i due nuovi livelli. Adesso dobbiamo solo cercare di identificare in che statistica sono cambiati. In ogni caso, se date un'occhiata qui, su mostra antenati, vedete una mutazione da parte di padre. Quindi adesso questo è un dinosauro con una mutazione. Qui non lo indica, purtroppo.
E purtroppo sì, è uno dei problemi di questo processo è che è difficile vedere quali mutazioni ci sono. Quindi, vediamo un po' i punti vita. 5200, 6588, 300, 69, 680, 219. Di cibo. Potresti avere una... Ha una mutazione in cibo. Come potete vedere, ha ben 600 unità di cibo in più. E ha un gran bel colore, quindi adesso abilitiamo l'accoppiamento. Adesso, facendo accoppiare questo maschio con questa femmina, potremmo ottenere cuccioli con la sua statistica e il suo colore. Dopodiché, quando avremo ottenuto un cucciolo di livello 94, a quel punto lo sostituiremo a questo o a questa. L'importante è, per ottenere mutazioni, che almeno uno dei due genitori non abbia le fatidiche 20 mutazioni. In questo caso, come vi faccio rivedere, qui ne ha 0 da parte di madre e 0 da parte di padre, quindi ha 0 mutazioni. Mentre questo cucciolo invece ne ha una da parte patrilineare, quindi 1 più 0 fa 1 e quindi questo cucciolo ha una mutazione. I cuccioli che nasceranno da lui avranno tutti una mutazione da parte patrilineare. Eliminiamo voi e facciamo schiudere le altre due uova, giusto perché non mi piace quando le uova restano così schiuse, magari hanno qualche altra mutazione. Ora, in questo caso non sto prestando attenzione alla mutazione, infatti in questo caso è una mutazione in peso, il che non è in cibo, il che non è affatto l'ideale, specialmente per un Rex da combattimento. Voi volete continuare a fare mutazioni finché non ottenete dei cuccioli con mutazioni in punti vita o in attacco. E poi farli accoppiare col genitore senza mutazioni e finché non ottieni un'altra mutazione in attacco o un'altra mutazione in punti vita e a quel punto il nuovo cucciolo lo sostituisci. E ricordatevi di tutte le statistiche in cui possono prendere mutazioni, ovvero salute, vigore, ossigeno, cibo, peso, danno da mischia e velocità di movimento. L'unica statistica che, anche se ha una mutazione, non cambia, non cambierà mai e non avrà mai alcun effetto, è in velocità di movimento. Quindi adesso l'idea è soltanto far continuare il processo all'infinito. Il nuovo cucciolo si accoppierà con la femmina, se teniamo una femmina la facciamo accoppiare col maschio e così via, continuando a ottenere mutazioni, finché non si continuano a ottenere nuove stack di mutazioni, no, solo di livello 90, quindi nessun'altra nuova mutazione. Questo è quanto, questa è la base. Ora io continuerò a far accoppiare questi due finché non otterrò un ulteriore stack di mutazione, quindi un'ulteriore mutazione oltre a questa, e possibilmente un nuovo colore. E questo ci darà un tirannosauro di livello 94. Ora, domanda normale. Ma il mio Rex non ha un nuovo colore, ma è di livello più alto. È normale? Sì. Nel gioco sono impostate 6 regioni di colore. Tuttavia, non tutti i dinosauri ne utilizzano tutte e 6. Per esempio, i tirannosauri ne utilizzano 4. E qui sono anche ben evidenziate la cresta bianca, il verde della schiena, il grigio del corpo e il bianco del ventre. Queste sono le quattro regioni di colore in cui una mutazione può andare ad arrivare, però può anche andare in una delle due regioni senza mutazioni, dove non può mutare, dove non può ottenere un nuovo colore.
In quel caso ottiene l'aumento di livello, ma non ottiene il cambiamento di colore. È perfettamente normale e non è assolutamente un problema. Quindi, se per caso il prossimo cucciolo avrà comunque, anche se di livello 94 avrà gli stessi identici colori, potrebbe benissimo essere che o ha riottenuto una mutazione rossa sul corpo, o semplicemente non ha ottenuto una mutazione di colore in uno slot colore che può ottenere. Ma in ogni caso, se un dinosauro è mutato, avrà sempre due livelli extra rispetto alla base. In questo caso, avendo adesso noi due genitori con statistiche diverse, potremmo ottenere un cucciolo di livello 92 con una mutazione. Ma a noi non importa. A noi importa di ottenere dei cuccioli che abbiano la sua mutazione in peso e ulteriori mutazioni oltre a quella. Quindi ci sono due scuole di pensiero su questa possibilità, su come effettuare le stack di mutazioni. La prima scuola è fare una statistica per volta, ovvero adesso noi abbiamo un cucciolo con una mutazione in peso, quindi noi continuiamo a fargli fare cuccioli e li uccidiamo tutti, li scartiamo tutti, finché non otteniamo un cucciolo con un'ulteriore mutazione in peso, che quindi visto che guadagna 300 punti di peso per livello, non andrà da 6.900 a 7.500 unità di cibo. E così via. Continui ancora e ancora e ancora finché non avrà 20 mutazioni in cibo. A quel punto lo teniamo e ripetiamo il processo finché non otteniamo un maschio, un altro dinosauro con 20 mutazioni solo in punti vita, 20 mutazioni solo in attacco. E così via. E poi prendiamo e uniamo le statistiche. Prendiamo quello con 20 mutazioni in punti vita e quella con 20 mutazioni in attacco e li facciamo accoppiare finché non otteniamo un nuovo Rex con 40 mutazioni. Quindi, in base alla strategia è ottenere una mutazione, focalizzarsi solo su una statistica, finché non ottieni il massimo, che poi in realtà puoi andare oltre i 20 di statistica, e semplicemente farlo con un altro 20 mutazioni in un'unica statistica, così da rendere tutto il processo relativamente più veloce, perché come vi ho detto, quando uno dei due genitori supera le 20 mutazioni, lui non ne può più generare, ma il cucciolo può averne più di 20. Ed è il motivo per cui io utilizzo l'altro metodo, ovvero lo semplice è staccare mutazioni l'una sull'altra. Ovvero, prendo un sacco, faccio 6 o 7 femmine e le faccio accoppiare col maschio. Appena ottengo la mutazione che voglio, in punti vita o attacco, su un maschio lo sostituisco al maschio che si sta accoppiando e lì continuo finché non ottengo un altro cucciolo con una mutazione rispetto alla sua, ma a me non importa che sia sulla stessa statistica, a me importa che sia su una statistica che mi interessa. Così con le mutazioni sarà sempre il maschio. E anche se il maschio avrà 20 o 50 mutazioni o 1000, le femmine potranno comunque aumentare le possibilità di mutazione, perché saranno molte. Quindi io adesso con questo cucciolo semplicemente lo si prende e lo si fa accoppiare. Ed eccolo qua, 94. Allora, come si può vedere, ha livello 94, quindi ha la sua mutazione più un'altra, ma sembra avere gli stessi colori. Vediamo un po', qui è verde scuro il dorso, mentre qui invece sembra essere forse un po' più marroncino, il ventre è sempre quello, quindi forse è una iena, ma in ogni caso vediamo le statistiche,
preso. Sono abbastanza sicuro. Sì, 20 punti in più di peso, come avevo capito. Ora il processo continua. Te vieni qui. Detto vieni qui, brava. Adesso per continuare il processo basta prendere la femmina, farla accoppiare con il maschio, oppure continuare ad aspettare finché da... Ah, ecco cos'è che stava facendo casino. Via. Adesso il processo continua. Ah, si aspetta finché non sale, non arriva a un livello 96, poi un livello 98, poi un livello 100 e così via e così via. E finché avete maschi e soprattutto tante femmine, il processo può continuare all'infinito. Ora, questo processo personalmente viene più veloce se avete un tot di femmine e aspettate di ottenere la mutazione sempre sul maschio. Ma se ottenete una bella mutazione su una femmina, potete farla accoppiare col maschio originale finché non ottenete un maschio con la loro mutazione, se proprio volete quel colore o per motivi. Nel caso una delle cose principali è i due genitori originali, in questo caso i due livelli 90, sempre tenerli, perché non si sa mai, bisogna ti raidano, ti distruggono la base, vai ad affrontare un boss e ti massacra tutto. L'importante è sempre avere la possibilità di poter ricominciare da zero se serve. E fondamentalmente questo è tutto. Questa è la cucciola con di seconda, terza generazione? Di quarta generazione con due mutazioni da parte di padre, quindi sono tutte venute da parte di padre finora. E quindi con due mutazioni totali, infatti qua si può vedere tutta la linea degli accoppiamenti. E continua così all'infinito. Maschio più femmina, femmina più maschio, cuccioli. L'importante, come vi ho già detto, è che almeno uno dei due genitori non abbia 20 o più mutazioni. 19 va bene, 0 va bene, tutto quello che c'è in mezzo va bene uguale, 20 o più no, perché altrimenti quella linea non può più dare mutazioni. Detto questo, questa è la guida fondamentalmente. Il processo d'ora in poi continua semplicemente. È molto semplice da fare. Prendi quello con le mutazioni, lo fai accoppiare con chi non ne ha mu di mutazioni e continui così finché non hai tutte le mutazioni che ti servono o finché non sei soddisfatto. E volendo, questo processo può continuare all'infinito. Ora, in questo caso non ho fatto selezioni di mutazione, quindi, come si può vedere, qui alle mutazioni in cibo e peso, ma mentre invece normalmente io andrei per attacco e punti vita, quindi farei accoppiare i cuccioli finché non ottengono, cioè fare accoppiare i genitori finché non ottengo le mutazioni in attacco o in HP e poi continuerei così. Detto questo, oh, no, quello è un diplo. Questa è la guida. Questi sono le prime mutazioni e questo è un processo che potete continuare all'infinito, aumentando sempre di più il livello e sempre di più le statistiche, senza problemi, senza limitazioni, senza niente. Detto questo, direi che ci possiamo anche salutare. Spero che questa guida sia stata adeguatamente chiara e soddisfacente. Per qualsiasi cosa chiedete in descrizione, se vi è stata utile
like, commentate e tutto il resto. Io sono il vostro Buonnesti, spero di esservi stato utile e di rivedervi molto presto nel prossimo episodio. Ciao ciao!